L'assenza di gravità è quella sensazione che a volte provano gli astronauti. È come fluttuare sulle montagne russe, soprattutto quando si scende improvvisamente verso il basso, e probabilmente è stata proprio questa una delle sensazioni costanti della stagione rossonera 2023-2024. Forse non del tutto è solo un'assenza di gravità, ma certamente un'assenza di gradualità e una presenza totale di imprevedibilità. La stagione rossonera è iniziata ad agosto, quando tutti i tifosi del Milan avevano la percezione e la sensazione di un calendario duro subito a inizio campionato. Pronti via e alla prima giornata la trasferta di Bologna. Poi la partita sempre ostica in casa contro il Torino e quindi la tradizionale trasferta di Roma contro i giallorossi nella classica bolgia catino dell'Olimpico. E invece ecco che arrivano 3 vittorie su 3, 9 punti, tanti gol. 2 a Bologna, 4 contro il Torino, 2 a Roma contro la Roma. È una notevole, importante dimostrazione di gioco. Al punto che, dopo la partita vinta 4-1 a San Siro dal Milan contro il Torino, il tecnico granata Ivan Juric si è limitato a rilasciare una dichiarazione lapidaria, lui di solito molto combattivo anche nelle interviste post partita. Non c'è mai stata gara. La stessa sensazione che avevano provato in fondo i giocatori della Roma, allenata ancora da José Mourinho, alla fine del primo tempo di Roma-Milan, quando il risultato era di 1-0 per i rossoneri e quando la squadra di casa dava la chiara e netta sensazione di non aver capito nulla della partita dal punto di vista tecnico e tattico. È così che un Milan molto sereno va alla prima sosta del campionato. Proprio così, inizia il mese di settembre, il campionato si ferma, spazio alle nazionali, si torna in campo con il derby in casa dell'Inter e qui inizia la stagione clamorosamente up and down del Milan. Il dolorosissimo 5-1 subito contro i nerazzurri poteva segnare immediatamente in negativo la stagione e invece la squadra si riprende. Il Milan domina contro il Newcastle in Champions League, anche se la partita finisce 0-0 e anche se c'è la grande soddisfazione per tutti di riabbracciare Sandro Tonali. Poi in campionato solo vittorie, in casa contro il Verona, a Cagliari contro la formazione sempre quadrata di Claudio Ranieri e in casa 2-0 contro la Lazio, 2 grandi volate di Rafael Leao e i gol di Pulisic e Okafor. Alla fine della partita si assapora la sensazione di aver dato un messaggio forte al campionato, anche se Stefano Pioli preferisce rimanere coi piedi per terra. Si tratta infatti di una settimana molto intensa, bisogna ancora andare a giocare a Dortmund contro il Borussia in Champions League il mercoledì e poi il sabato a stretto giro a Marassi contro il Genoa, 2 trasferte nel giro di pochi giorni. Un grande dispendio di energie in 2 bolge una dopo l'altra, ma il Milan ne esce bene. La squadra rossonera pareggia creando tante occasioni e dominando a Dortmund e vince con un gol di Christian Pulisic nel finale a Marassi. Nonostante l'1-5 contro l'Inter, alla sosta per le nazionali di ottobre, il Milan ci arriva primo, da solo in classifica, con 2 punti di vantaggio sui rivali nerazzurri, 7 partite di campionato vinte sulle 8 giocate. L'ho vissuta come tutti i nostri tifosi, con grande ansia, perché insomma eravamo usciti a sbloccare una partita difficilissima, anche e soprattutto per merito dei nostri avversari, che hanno fatto una partita difensiva molto intelligente, molto attenta, molto energica, quindi abbiamo avuto difficoltà. È chiaro che poi dopo l'espulsione di Mike ci ha messo in condizioni particolari. Sembrava volesse andare in porta Christian, poi ho detto forse è meglio Olli, che sia un po' più alto. È andato benissimo. E vabbè, bisogna fare i complimenti a Olli, ma credo che soprattutto, secondo me, fa parte di una mentalità di una squadra che non vuole mai mollare, che ci vuole credere fino in fondo e che è stata, secondo me, giustamente premiata. La prima sosta del campionato per gli impegni delle nazionali è molto serena in casa Milan. L'atmosfera a Milanello è leggera, tanti sorrisi, ma ad un certo punto però, all'improvviso, bisogna fare i conti con un grave e duro imprevisto, l'infortunio di Marco Sportiello. Gli infortuni fanno parte del calcio, fanno parte di una lunga stagione, ma subirlo, come quello di Sportiello, proprio nel momento in cui Maignan è squalificato per l'espulsione di Genova, in cui aveva finito la partita con onore e gloria con la maglia del portiere Olivier Giroud, è un vero e proprio colpo basso. Si tratta infatti di preparare la partita con la Juventus, con la consapevolezza di dover schierare in porta Antonio Mirante, il terzo portiere del Milan, un professionista serio, un giocatore che si è sempre allenato con scrupolo, ma pur sempre il terzo portiere del Milan. L'infortunio di Sportiello è un passaggio negativo e infatti, da quell'episodio in poi, il Milan vive la catena di risultati più negativa della prima parte della stagione. 4 partite e 2 soli punti conquistati. Non si tratta di prestazioni negative, ma di episodi negativi. Come contro la Juventus, quando il Milan parte forte, sfiora il gol, ma su un contropiede viene espulso Malik Chao e allora i rossoneri devono affrontare per lunga parte della partita la Juventus in 10 contro 11. Eppure il Milan sembra reggere, la squadra sembra tenere il campo, tant'è che a metà ripresa il risultato è ancora di 0-0, ma un tiro di Locatelli viene deviato da Krunic e per il Milan non c'è niente da fare. L'espulsione e l'autorete, 2 episodi negativi che si ripresentano puntualmente a Napoli, dopo aver perso 3-0 sul campo del Paris Saint-Germain in Champions League.
Il Milan affronta infatti la trasferta del Maradona con il peso sulle spalle di due sconfitte contro Juve e PSG. Ma a Napoli la partita inizia bene, la squadra parte forte. Il primo tempo è nettamente dominato, 2-0 a favore del Milan e una grande occasione per il 3-0 fallita di pochissimo da parte di Reinders. Eppure gli episodi, anche in quel caso, erano in agguato, erano dietro l'angolo. Già nel primo tempo infatti si fermano per infortunio prima Pier Calulu e poi Christian Pulisic. E a quel punto lo staff tecnico rossonero sceglie di mandare in campo due giovani, due ragazzi, Marco Pellegrino in difesa e Luca Romero davanti. Vasi comunicanti. Un Napoli in forte crisi si sente graziato soprattutto dall'errore del Milan che non ha segnato la terza rete a fine primo tempo e riesce a rimontare 2-2. La stessa cosa succederà poi a Lecce, una trasferta che il Milan ha affrontato dopo aver perso in casa 1-0 contro l'Udinese, una partita strana, così mal giocata che non sembra nemmeno di averla giocata. Ma fra Milan-Udinese 0-1 e Lecce-Milan 2-2, partita con la stessa dinamica di Napoli, i rossoneri vivono una delle loro notti storiche. Il Milan regala e si regala le grandi emozioni della Champions League sotto le luci dei riflettori di San Siro. Milan-Paris Saint-Germain è una notte della storia, è una partita come tante se ne sono vissute ma sempre speciali, una partita in perfetto allineamento con la mitologia rossonera in Champions League. Vince il Milan con la rovesciata di Rafael Leao e con il grandissimo gol di testa di Olivier Giroud. Il gran tifo di tutti i settori di San Siro ha impressionato Yunus Musa. Io ero sorpreso quanto rumoroso era e ho iniziato a sorridere perché ovviamente per noi è bello e per il PSG dovrebbe essere molto incomodo, no? Quindi quello ci ha aiutato tanto questa sera. Penso che anche se avevamo preso il gol, sapevamo che eravamo nella partita perché stavamo creando occasioni, stavamo facendo bene e non abbiamo lasciato questo colpo schiacciarci, no? Abbiamo pensato ancora che sì, dovevamo continuare così, non si può mollare mai e quello che abbiamo fatto, siamo stati molto uniti dopo la sconfitta dell'altro giorno e abbiamo detto che no, noi il Milan dobbiamo ritornare a vincere e facendolo contro il Paris Saint-Germain è una grande cosa. Grandi sensazioni, brividi allo stato puro, emozioni importanti, ma la stagione rossonera deve ancora pagare un pedaggio molto alto agli infortuni. Dopo Milan-PSG c'è la trasferta di Lecce che si conclude con lo stesso 2-2 di Napoli e con gli stessi due infortuni di Napoli. Come al Maradona, anche al Via del Mare si fermano due milanisti importanti nel primo tempo. Stop per infortunio Davide Calabria, stop per infortunio Rafael Leao. Ed è soprattutto questo secondo contrattempo a preoccupare i tifosi. Tutto il club sa infatti molto bene che dopo Lecce e dopo la sosta per le nazionali arrivano a San Siro la Fiorentina in campionato, ma in Serie A la strada è sempre ancora molto lunga, ma soprattutto il Borussia Dortmund, gara decisiva in Champions League. Ed è soprattutto a San Siro contro i gialloneri della Westfalia che il Milan sentirà la mancanza di Leao. Per la verità, in avvicinamento alla sfida con i tedeschi c'erano state sensazioni e previsioni contrastanti. In un primo momento sembrava che Rafa riuscisse a farcela, invece poi hanno preso il sopravvento prima la prudenza e poi la netta sensazione che Rafa non ci sarebbe stato. Il Milan scende in campo lo stesso con coraggio contro il Borussia Dortmund. La squadra ha subito l'opportunità di andare in gol su rigore, ma Olivier Giroud non riesce a trasformare dagli 11 metri e sull'azione successiva, dal rigore sbagliato del Milan, nasce il rigore segnato invece dagli avversari. Sliding doors le chiamano. Mai concetto più vero, mai situazione più aderente a quella che il Milan ha vissuto a San Siro quella sera. Nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League segna Chukwueze, ma si infortuna Malik Chao. E come contro la Juve, l'episodio di Malik risulta quello decisivo, in senso negativo. Contro i bianconeri, espulsione e vittoria della Juventus. Contro i gialloneri, infortunio e vittoria del Borussia 3-1. A quel punto la squadra rossonera non ha altra scelta, deve rimboccarsi le maniche, bisogna dare importanza anche alla partita casalinga contro il Frosinone per preparare poi le dure trasferte di Bergamo e Newcastle, che devono servire a puntellare la classifica in campionato e a giocarsi le ultime chance di qualificazione in Champions League in Inghilterra. Contro i frusinati il Milan vince anche grazie alle prodezze di Luka Jovic e di Christian Pulisic. Settimana libera a quel punto per i rossoneri, ma a Bergamo succede la cosa che nessuno si aspettava. Sul 2-2 al minuto 93, con la partita che sembrava ormai sostanzialmente finita, segna Muriel, vince l'Atalanta. Ancora una sfumatura, ancora un episodio attraversa la strada dei rossoneri. Taglia la strada alla marcia del Milan che finisce per qualche ora fuori strada, anche se il gruppo allenato da Stefano Pioli riesce a rialzarsi e a riprendersi come sempre. A Newcastle bisogna fare sul serio, a St. James's Park i padroni di casa sono perfettamente in corsa per la qualificazione. Il Milan inizia la notte di Newcastle all'ultimo posto nel girone della morte di Champions League e finisce al terzo posto. Milan in svantaggio, Milan fuori da tutte le coppe europee, ma ad un certo punto ecco il gol di Pulisic e poi ecco il gol di Chukwueze.
Ancora il nigeriano, ancora l'ex Villarreal, lui aveva rimesso in carreggiata la partita contro il Borussia Dortmund, lui segna il gol della qualificazione del Milan ai playoff di Europa League che inizieranno nel 2024. Impegni ai quali, fin dal post partita di Newcastle, attribuisce grande importanza alla società con le parole di Geoffrey Moncada. Abbiamo visto che questo gruppo ha spirito giusto, abbiamo fatto dei buoni cambi, il mister ha cambiato bene e i nuovi entrati sono arrivati e hanno fatto subito bene. Questa è una nota positiva, dobbiamo pensare solo positiva, siamo in Europa, abbiamo una bella competizione che si chiama l'Europa League e dobbiamo fare bene, giocare bene questa competizione. Dopo la vittoria di Newcastle, il Milan batte il Monza bene, nettamente, di slancio, partita spettacolare, ma non basta, riecco gli up and down. A Salerno infatti quella che doveva sembrare una trasferta, dal facile pronostico per i rossoneri, si trasforma in una partita involuta, in una partita che si ritorce contro il Milan, che riesce a pareggiare solo nel finale, 2-2 e tante polemiche. Arriva il Natale, ma il Milan deve prepararsi e concentrarsi per la partita casalinga con il Sassuolo, l'ultima di Ismaël Bennacer, prima di partire per la Coppa d'Africa. Ed è proprio il nazionale algerino a fare l'assist decisivo per il gol decisivo di Christian Pulisic contro i neroverdi. È così che il Milan chiude bene l'anno solare 2023. 3 punti, una vittoria e lo sguardo rivolto al nuovo anno. Nel 2024 il Milan si rimette a posto, la squadra rossonera riesce a centrare una serie di risultati positivi. Da gennaio a marzo del 2024 il Milan mette praticamente in cassaforte i punti d'oro necessari per la qualificazione Champions League. Il clean sheet sul campo dell'Empoli, le vittorie casalinghe contro Roma e Napoli, i successi al Cardio Palma, nelle arene, prima di Udine e poi di Frosinone, trasferte in cui al minuto 70 il Milan stava perdendo 2-1 e che invece riesce poi, alla fine, a vincere 3-2 con i gol di Okafor e Jovic. Tutto bene, la squadra marcia sicura, anche il Ren viene eliminato con sicurezza e con tanti gol all'attivo in Europa League. È un Milan diverso, un Milan nuovo, abbattuta la quota degli infortuni, costanza, continuità. Si segnano sempre tanti gol, si tende anche a prendere una serie di reti, ma la marcia è di quelle importanti. I rossoneri pareggiano in casa in campionato contro l'Atalanta 1-1, contro il Bologna 2-2, ma contro avversarie dominate sul piano del gioco e con il Milan, che avrebbe ampiamente meritato la vittoria contro due delle squadre più in forma del campionato, che riescono a pareggiare solo su episodi, solo su rigore. Il Milan va avanti a testa alta e nonostante la sconfitta di Monza per 4-2 dovuta anche a episodi arbitrali e nonostante la vittoria casalinga per 4-2 contro lo Slavia Praga lungo in 10, si va avanti. È una sensazione continua e costante di sicurezza che la squadra trasmette al pubblico, ai tifosi e alla critica. Tant'è che è proprio a Praga che il Milan consuma una delle sue notti europee più spettacolari, all'Eden Park, lo stadio dello Slavia. I rossoneri, con proprietà di linguaggio dal punto di vista del gioco e dal punto di vista tecnico, conquistano la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Come un anno prima in Champions League. Anche in Europa League nel 2024 il Milan entra fra le migliori 8 di una importante competizione europea e con un Rafa Leao soddisfatto dei suoi gol e della precisione dei suoi tiri. È una giocata che ho provato questa settimana, dei tiri, anche personalmente penso che è una roba che deve migliorare, però oggi sono molto contento di aver fatto questo gol, però la cosa più importante è la vittoria. È da Praga in poi che si decide tutto. Pochi giorni dopo la vittoria sul campo dello Slavia, il Milan vince a Verona. Non era una trasferta facile. La squadra di casa era in grande ripresa, in grande slancio, era in grande fiducia. Ma il Milan vince bene 3-1 con un gruppo felice e sorridente che va sereno verso la sosta per le nazionali di fine marzo. Era già accaduto a fine agosto di andare ad una sosta per le nazionali col sorriso sulle labbra e poi di ricominciare male. Invece a fine marzo non succede questo. Dopo la sosta per le nazionali il Milan vince 2 partite su 2, prima a Firenze e poi in casa contro il Lecce. Ed è proprio quella di Firenze una delle ultime vere imprese della stagione rossonera, nella quale si è visto un ottimo Milan fin dal fischio d'inizio, come fa giustamente notare Alessandro Florenzi, al quale non era sfuggita l'ottima prestazione di Samu Chukwueze. Oggi ha fatto una partita importante, non solo sotto l'aspetto offensivo ma anche sotto l'aspetto difensivo, perché comunque mandando Rafa sul centrale loro scalavamo tanto con Reinders a sinistra e se lui non dava una mano era un problema, insomma. Quindi ha fatto una buonissima partita, ma Ciucco lo sappiamo quali sono le sue qualità, sappiamo quello che può dare a questa squadra. È ovvio che ci sono giocatori che hanno bisogno di un giorno di adattamento e altri giocatori che hanno magari bisogno di mesi di adattamento. Speriamo che, insomma, il suo sia finito, perché noi vogliamo vedere questo Samu. È un Milan che sembra destinato ad arrivare in fondo, a tirare dritto, quello che da Firenze torna vittorioso in pullman a Milano dopo essersi imposto contro una Fiorentina in grande salute. I rossoneri ribadiscono il loro stato di forma battendo 3-0 il Lecce a San Siro, ma dopo quella partita del 6 aprile, con i giocatori del Milan che lasciano felici i loro tifosi dopo averli salutati sotto la curva, nessuno poteva immaginare che tutto era ormai finito. Dopo quella vittoria contro il Lecce il Milan non sarebbe più riuscito ad essere se stesso.
e le due partite contro la Roma nei quarti di finale di Europa League sono lo spartiacque della stagione e purtroppo non uno spartiacque positivo. Il Milan dopo il 3-0 contro il Lecce gioca 9 partite ufficiali, 7 in campionato, 2 in Europa League con uno score di una sola vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, con ben 3 partite finite 3-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in casa contro il Genoa e in casa contro la Salernitana. Milan che chiude il campionato al secondo posto, un piazzamento brillante, anche se i tifosi rossoneri patiscono la sconfitta nel derby di ritorno che ha voluto dire la conquista del tricolore da parte dei rivali nerazzurri. La squadra avverte il clima e centra la qualificazione aritmetica alla Champions League prima delle ultime 4 giornate di campionato. Conquista l'accesso alle Final Four della Supercoppa italiana quando mancano ancora 180 minuti alla fine del torneo. Ma la stagione si conclude comunque con risultati tutto sommato deludenti, anche se il grande spirito rossonero torna ad essere protagonista a San Siro con i grandi, accorati, emozionanti saluti a Stefano Pioli, a Olivier Giroud e a Simon Kjær. Stagione importante in zona gol grazie anche al mercato estivo 2023. Non ci sono solo i 15 gol e i 13 assist di Leao in partite ufficiali, i 17 gol di Olivier Giroud, ma anche i tanti gol e i tanti assist garantiti da Pulisic, Reinders, Loftus, da Okafor e Jovic. Alla prossima, ragazzi!